Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge d'iniziativa della Giunta sulla disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Favorire la gestione associata dei servizi di competenza comunale affidandoli alle unioni dei comuni, il fine principale della proposta che divide il Molise in 8 ambiti e 3 macroambiti. La legge è passata all'unanimità, ma i consiglieri di centrodestra e del Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto. Un lavoro di condivisione sul territorio con le varie amministrazioni locali, abbiamo ridefinito gli ambiti ottimali. Un incentivo soprattutto alla gestione congiunta e condivisa tra i singoli comuni per i servizi nell'interesse della popolazione, con un impegno finanziario anche da parte della Regione a sostenere l'integrazione dei servizi appunto da parte dei comuni all'interno dei singoli ambiti. La nuova legge ha dunque l'obiettivo di garantire per l'intero sistema regionale e locale la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione e prossimità al cittadino, senza sovrapposizioni o duplicazioni. Per quanto riguarda l'ipotetica fusione dei comuni, invece, il governatore Frattura ritiene sia competenza delle singole amministrazioni. Noi abbiamo parlato quali formule incentivate l'unione dei comuni e la convenzione tra comuni. La fusione significa altro passaggio che però ritengo vada valutato dalla singola amministrazione visto che riguarda l'identità comunale della singola realtà. Nella seduta pomeridiana poi è stata approvata all'unanimità una mozione presentata dai consiglieri Patrizia Manzo e Antonio Federico concernente interventi sul sito di bonifica denominato Guglionesi 2. La mozione impegna il presidente della giunta regionale ad attivare per l'acquisizione delle risorse finanziarie occorrenti per la bonifica del sito Guglionesi 2 e quindi promuoverne la bonifica stessa in tempi ragionevoli compatibilmente con l'ordine di priorità degli interventi che sarà stabilito dall'ARPA Molise.